Ieri c'è stato il reset di Destiny 2 e come c'era da aspettarselo nella missione eroica Ora Zero, quella che serve per prendere il catalizzatore del pandemia, ma anche per catalizzarlo, è cambiato qualcosa. Ed è cambiata la cosa più difficile, cioè la combinazione del puzzle finale che serve per prendere i 49 particolati della SIVA, che servono appunto per completare la missione secondaria all'interno della missione stessa. Come vi avevo promesso, se qualcosa sarebbe cambiato io ve l'avrei fatto sapere ed eccoci qua. In questo breve video vi vado a spiegare cosa è cambiato e come prendere anche questa settimana la vostra parte di catalizzatore. Questa è la seconda settimana, se avete fatto la scorsa settimana la configurazione a vuoto, ci sarà poi alla fine quella solare che sarà appunto la prossima ancora, che a questo punto ci aspettiamo si risolva anche questa in modo diverso. Questo, oltre al catalizzatore, vi ricordo, ci permetterà anche di prendere il secondo pezzo dello schema della nave, che appunto ci permetterà di ricevere la nave misteriosa di questa missione. Allora, non sarò qui a rispiegare il tutto perché lo abbiamo già fatto nel dettaglio nel precedente video, che comunque vi lascio in descrizione per non perdere il filo. Lì trovate tutte le informazioni su come arrivare al punto in cui questa settimana poi cambiano le cose. Allora, la strada da fare è sempre la stessa, fortunatamente, come è sempre la stessa anche la posizione della configurazione ad arco. La troverete sempre nello stesso punto, e cioè nella prima stanza sopra a questo scaffale. Andando avanti, come sapete, c'è da prendere anche le tre schede blu, verde e rossa, e anche qui le cose non sono cambiate. Le troverete nella stessa esatta posizione, anzi qui vi lascio un pezzettino di gameplay, così giusto per ricordarvi dove sono. Continuate ad andare avanti fino al punto dove c'è il primo cambiamento, e cioè la stanza dove ci bruciano vivi, quel percorso sulle mattonelle che è diverso questa settimana e che non ci vuole tanto a scoprire. Come il codice finale, anche qui si va a tentativi. Prendete l'ultima piastra sulla destra e andate avanti di 4 caselle fino ad arrivare fino alla penultima. Ora andate a sinistra di 2 caselle e tornate indietro di 3. Ancora a sinistra per 2 ed infine da qui potete andare dritti fino all'uscita. Vi lascio anche un'immagine allegata per farvi capire meglio. Se non volete fare tutto il giro quando siete in cima, potete anche scivolare fuori e vedrete che riuscirete a superare la prova indenni. E se volete, nella parete a sinistra potete spingere l'interruttore per spegnere la stanza e far passare i vostri compagni. Detto questo, siamo di nuovo nella stanza dei server ed il funzionamento è identico a quello della configurazione ad arco. L'unica cosa che cambia sono le combinazioni, quindi mettetevi pure uno alla console 1 e un altro alla 2 e date le informazioni che trovate di fronte a voi al vostro terzo giocatore, che sarà di nuovo allo spreadsheet per controllare tutti i codici. Se volete, in descrizione trovate anche uno strumento utile e adatto a semplificarvi la vita. Qualcuno ha programmato velocemente un tool dove potete mettere voi direttamente i numeri e darvi la soluzione, e per farlo ne bastano tre: i primi due della console 1 e il primo, cioè quello a sinistra, della console 3, che basterà appunto per darvi una soluzione univoca del server da spegnere. Oppure da accendere, non lo so se quei server li accendiamo o li spegniamo. Comunque, ancora una volta non è stato trovato e forse non c'è proprio un vero sistema per scoprire tutte le varie combinazioni, ma è stato un'altra volta il lavoro della community che si è unita e, a forza di tentativi e di soluzioni trovate andando a caso, è riuscita a completare la tabella completa, appunto, con tutti e 49 le combinazioni. Quindi usate pure il metodo che preferite. In descrizione, come vi ho detto, trovate sia lo spreadsheet uguale a quello che abbiamo utilizzato per quella da vuoto della settimana scorsa, e sia il nuovo strumento interattivo se volete semplificarvi un po' la vita. Inoltre, per chi si approccia la prima volta a questo enigma, trovate la spiegazione completa e dettagliata nel video precedente della configurazione da vuoto, che trovate anche quello nella descrizione qui sotto. Come sempre, io spero che il video vi sia stato utile. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana con la configurazione solare per le nuove combinazioni ed il nuovo percorso sul pavimento. Io vi ringrazio di aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao.